Buonasera, allora benvenuti all'Arci di Rovigo. Fra le tante iniziative questa sera è martedì, siamo l'11 di luglio, serata caldissima, ma non importa, siamo felicissimi di stare con voi per il semplice fatto che il vostro calore, più calore fuori, ci fa scaldare ancora di più la voce. Vi auguriamo un buon divertimento, ringraziamo Piero Gallegarin, la dottoressa Antonella Bertone, che lei che ha inventato questa grande manifestazione insieme ad un personaggio che conosce benissimo, si chiama Ivan Dallara, la voce principale, un applauso a Ivan! Non ti vergognare! No, cerchiamo di non esagerare. Ma perché? Cioè, ragazzi, è 20 anni che frequento questo signore, cui sono anche molto affezionato, per cui sono stato a scuola, abbiamo fatto di tutti i colori, capito, musicalmente, abbiamo truccato. Quando la scuola si cantava e non si sparava. Meno male, questo è un applauso. E secondo me se ci fosse stato io non avrebbero sparato mai, comunque, no? Sparate delle cazzate, sì. Comunque, la canzone preferita di Ivan quando arrivava in zona Biera, io credo, risorgerò, effettivamente è risorto. Allora, grazie, buon divertimento, Ivan, puoi partire, e un applauso di incoraggiamento, no, dai. Grazie Romeo, ma è bene sapere il rapporto che ci lega, perché è un sodalizio che dura più di 20 anni, da quando eravamo a scuola insieme, e addirittura l'ex ITIS, avevamo addirittura fatto la sala incisione, esatto. Abbiamo fatto l'ITIS Rock, insomma la sala musica, e insomma era vero quello che, se ho detto così come battuta, si cantava ma non si sparava. Per cui adesso non si spara ma si canta? Sì, partiamo con una canzoncina di Fred Buscaglione, tanto perché Piero ha scritto noi nei migliori anni della nostra vita, ma i protagonisti del Novecento, a dire il vero, sarebbero tantissimi della musica leggera, però abbiamo pensato di partire con Fred Buscaglione. Con quella voce di Fred Buscaglione. Vai! Guarda che luna! Dai! Guarda che mare! Io questa notte senza te dovrò restare. Su sta a guardare, resta soltanto il tuo rimpianto, perché ho peccato nel desiderarmi tanto. Ora sono solo a ricordare e vorrei volerti dire: guarda che luna, guarda che mare. Quando caliente
l'ho fatto? Se sto piangendo, amore, scusami. Ok. Ma ho capito che lasciandoti io soffrirò. Non ti amo, un applauso, che io stasera lo vedo in formissima. No. Cioè, hai sempre questa prima fase un pochino emozionante, è vero? Adesso andiamo. Perché sei un vero artista di quelli che non vanno sul palco. Allora, è appena il caso di ricordare che con il maestro abbiamo fatto anche una vacanza insieme. Dove? A Scilla. A Scilla? No. Insomma, lui era un noto tomber de femme, okay. Adesso il tempo è passato anche per lui, e quindi in quell'occasione abbiamo anche fatto un CD insieme al maestro. Perfetto, come lui? Peppe Cerminara, Silvia, che poi è fuggito in America negli Stati Uniti, che era la musica, non so se si può dire un po' ose, ma era musica. Musica lenta, insomma, non posso dirlo perché diciamo musica, come dice lui, strappamutante. Musica strappamutante, insomma, suo genere. Lui è fatto di giochi, e l'ha fatto anche con molto successo. E se Antonella non brontolava, è vero, sarebbe ancora di giochi. Sì, colpa tua, Antonella, guarda, ti guardo, è colpa tua, perché andava forte il Covalis, capito? Ce n'era uno, posso dire, col cucù, la Maria, che stravedeva per lui, gli regalava sempre, ti ricordi? Sì. Vino, così. E lui diceva: no, io amo Antonella, non posso, è vero, o sbaglio? No, hai detto giusto. Ho detto giusto. Poi lei, a forza di brontolare, ha fatto sì che lui stesse a casa. Però lui aveva inventato la domenica sera, ve lo dico, il genere strappamutante. Non è che strappassero, però era talmente lento. Poi là si spegnevano tutte le luci, ti ricordi? Sì, sì, sì. E la gente si dava da fare. Vai. Penso di fare questa canzone, visto il caldo che c'è, vediamo se ve la ricordate. Qual è? Estate, sei calda. Sembra un applauso! Tornerà, o tornerà.
perduto, casi piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Amo, amo l'estate, ancora viva, amo l'estate. Di chi è questa canzone? Tu ti avevi fatto un dispetto a Piero Calegarini, ti ha parcato, ci ha messo qua dentro, ti fa morire. Cosa gli hai fatto? Sai cosa insieme? L'isola di Guai è per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu della gioventù, di chi canta. Sempre Piero ti fa i rispetti, basta Piero. Un altro esatto. Allora no, facciamo un'altra perché è saltata, ma nessun problema, dai, siamo pronti con un'altra canzone. Ha detto che bella questa, mettigliela signora. Dopo. Allora, questa canzone qua è stata presentata dai Putei, la serata che abbiamo dedicato a Villa Dose a favore della Romagna. È stata una delle prime canzoni beat italiane. La conoscete tutti e vi prego di cantarla insieme. Bravanto, bravanto. Vuoi venire a cantare qui con noi? No? Io sono. Che fai? Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono. Segretario, presidente della provincia di Rovigo, sindaco di Cerignano.
non ci stiamo dicendo cosa vuoi di più da uno così. Quanti? Due bambini. Nonno. Nonno, capito? Poi posso dire tanto se sarà lì, eh? Sopporta la tolera, è vero? Allora, una canzone che tutti quanti conoscete. Qual sarebbe? Mamma mia, che canzone, ragazzi! Qua davvero serve le mani in alto, perché bella come questa non ce n'è nessuna. Potete cantare insieme a noi. Facchinetti. Via dei Caniani numero 8, ecco, Bergamo. Quando iniziarono, allora non si chiamavano Pù, ma e lui era perché era un bravissimo batterista, poi insomma si è buttato sul disc jockey, morale della favola, cosa è successo? Facchinetti lo voleva a tutti i costi con lui e lui preferì un altro gruppo che si chiamavano i Vagabondi, i Raminghi, che però all'interno c'era Franco Mussida, esatto, sì. Sant'India, India Roman, che ha fatto tutte le canzoni più belle, Everybody, Sermiate Fondo di Giuseppe. La morale della favola, insomma,
con i Pooh è andato da un'altra parte. Sei mesi e quindi è stato uno dei fondatori dei Pooh. E naturalmente quando poi è successo che è venuto che è venuto meno il batterista dei Pooh, come si chiamava? Orazio. I Pooh hanno cercato disperatamente il loro primo batterista. È vero. Però lui mi ha scritto una lettera. Ti ricordi? Molto commovente, dicendo: Ivan, io ho ringraziato Facchinetti, ho ringraziato Ron, come si chiama? Red Cansia e quell'altro Dodi Battaglia, ma io preferisco rimanere qui a Litis con te. Davvero, un applauso a lui che mi ha fatto scendere. Pensate cosa ha fatto, ha preferito il posto sicuro a un posto dove sarebbe diventato milionario, però l'importante era essere felici. Poi non avrei conosciuto lui. Adesso ricordiamo un altro grande della musica, vediamo se viene fuori bene. Quante volte ti sei chiamato per dire? No, neanche un altro, te lo giuro, neanche una, guarda. Chi di suonare, allora suonavamo Balla Linda, Piccola Ketty, e vai in alternativa con Riccardo Fogli. Penso che un sogno così non ritorni mai. Dipende da Carnegarino, faremo un giornale prossimo. Vai. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Che bello. Poi all'improvviso venivo dal vento rapido. E già. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Insieme. In alto del sole e ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, e giù e giù, una musica dolce suonava soltanto per voi. Chi è questo? Tuo cugino? Tony Dallara? A Modugno, sì. Parole nuove. Tutti insieme, pronti? Dai. Ciao, bambina. Un bacio ancora.
parte di un progetto. Vorrei trovare parole nuove, ma mentre piove, piango con te. Allora, voi non lo conoscete perché non siete nell'ambiente, vi presento il disco che è più forte che abbiamo in Veneto. Signori, Danny Moro, detto anche Danny Morez, eccolo qui. Grazie maestro, penso di essere una creazione del maestro comunque, dai. Prima Iva si è complimentato per il suo curriculum musicale al tempo dei Pooh. Ah, ecco, una volta qui, sotto la sua guida, mi ha aperto un'autostrada che ho cercato di correre nel modo migliore. Ogni tanto l'ho fatto arrabbiare, ma dopo tornavo, dai. Tornavo nei binari. C'è anche Marina che mi ha fatto arrabbiare, non ti preoccupare. Facciamo cantare una canzone a lui, dai. Cosa vuoi cantare? Dimmi. Vero, dipende. Beh, ci penso, non passa dentro. No, tu allora, intanto che ci pensa, la canzone poi la cerchiamo, volevo dedicarvi una canzone un po' particolare. Sei proprio con noi, Allora, questa qui, l'ho detto anche durante la serata che abbiamo dedicato alla Romagna, io facevo parte di un duo negli anni 80 e si chiamavano i Tangos. Io e il maestro Antonio Giovannini, un mito, un bravissimo cantante. Una sera ad Abano, bravo insegnante anche. Una sera ad Abano eravamo a fare una serata e ha cantato Caruso. E intanto che cantava Caruso, c'era piena gente, un applauso tra l'altro, la cantava benissimo. E finita la canzone abbiamo visto un signore senza... senza capelli, piccolino, tutto barbuto, che è venuto a complimentarsi con il maestro, ed era Lucio Dalla che era andato a fare i fanghi ad Abano. Questa canzone Caruso, voi sapete, insieme a O Sole Mio, che è stata scritta peraltro a Odessa, O Sole Mio, è una tra le canzoni più conosciute del pianeta italiano, quindi lui l'ha scritta benissimo, lo sapete come, quando il suo yacht Catarro, che si chiamava, si è avuto una avaria, si è fermato nel Golfo di Sorrento, è stato ospitato, gli hanno dato la casa, la suite dove Caruso ha trascorso i suoi ultimi giorni, c'era addirittura anche il pianoforte di Caruso, un po' scordato, però se l'ha fatto accordare e il maestro lì ha scritto questa canzone. Io cerco di interpretarla come posso, perché insomma... E siccome lui le canta bene, l'applauso lo fa cantare ancora meglio. Io non li chiami mai l'applauso. Dai, vai da solo. Ok. Questa canzone è molto impegnata, Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al Golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza.
siete scarsi stasera, eh? Si carica potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro, vedi i pagliacci, ma due occhi che ti guardano così vicini. Insomma, perfino la Bertoli ha detto, insomma, la canti meglio, giusto o non? Certamente. Peraltro gli hai dato dei soldi, sì. Cosa gli hai dato? Dai, My Way, forza! Frank Dallara, dai! And so the final country, my friend. I sat my case of which I'm a gentleman, and I like a fool. I tried every edge and every airway and more, much more in this. Vieni a cantare con noi. Vieni. My way. Okay. Regrets. I'm not a fool. Vieni di qua. And again, try to mention I did what I tried to do, and so it's true. Without exemption, I planned each other course, each careful step along the byway, and more, much more than kiss. I did it my way. Yet there were times, I'm sure you knew, when I did all more than I could chew. But through it all, and when I'm down, I ate it up and spit it out. I face it all, and I stood tall, and did it my way. I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. More than I meant, what has it got? If not itself,
lampi raggiù. Io mi fermo nel blu per gli occhi tuoi. La mia libertà non la voglio più. Amore bianco e tu sei candida. Con il maestro
sarà possibile. Rispettiamo il soggetto. Allora, domanda, avete delle richieste? Bravo, io cerco Fred Bongusto, e poi c'è anche la notte che mi ha chiesto Battisti. No, Battisti non fa mano a mano, no, è di Mino Gaetano. No, non Mino Gaetano, è Mino, come si chiama? Mino Gaetano, Gaetano. A mano, cioè noi ci stiamo divertendo, perché trovarci dopo tanto tempo. E voi penso che vi ascoltando queste canzoni, perché la scelta musicale è del presidente della provincia, per cui cioè, sì. Ma ti ha fatto presidente per cosa? Anche per questo? Sì. Per caso. Certo. Per caso, scusa. Cosa stiamo cercando, Ivan? No, aspetta, eccolo qui. Ok, dai, mi ha trovato. Anche perché è un po' fuori mano, da quant'è che non canti più, Ivan? Da un po'. Occhi blu. Anche Callegari ci licenzia. Invece che darci ci manda dall'altra parte. Siamo qui, noi solo. La canzone preferita da Ivan, dai! Come no, di sera. Tu, Antonella? Ma tu sei più triste. Perché? E io lo so perché. Forse tu vuoi dire. Wow.
hanno avuto 27 edizioni in giro per il mondo, sì, sia il mondo e sia Io che non vivo, la mia addirittura cantata. Ma adesso ve ne faccio una che, scusate, siamo stati alcuni giorni a Bellaria. A Bellaria, forse voi non lo conoscete, è la città di Raffaella Carrà. E quindi come bello farlo. Hanno fatto un lungomare con tutte foto di Raffaella e di Little Tony, perché ho scoperto che negli anni giovanili c'è stata una sorta di flirt fra i due, e allora, visto che non sono più fra noi sia uno sia l'altro, facciamo questa canzoncina ricordando loro. Sentiamo. Io lo so, sei migliore di me. Vai Daniele, tocca a te. Bella che tu vedrai tutto quello che hai, perché finché vivrai amerai solo lei. Non farò niente per riportarla con me. Riderà. E se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che non mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche te, non farò niente per riportarla da me. Incredibile, stratosferico. Possiamo chiedere a Piero se una bottiglia d'acqua che è stata o anche no, non ce l'ha, solo acqua del rubinetto. Se vuoi, va bene, non importa, dai. Tenetevi pronti, eh? Sorpresa. Fiori vecchie canzoni.
per innamorarsi basta un'ora, e fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, maledetta come me. Grande Andrea, che voce, vero Ida? Dai! La prossima volta lasciami fare come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e pensi a me. Portasse per innamorarsi passa un'ora, che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, lo sappiamo io e te. Cerca la notte, se trovi che Daniele deve fare la notte. Ma dopo, quando abbiamo finito, Piero, abbiamo finito o quanto abbiamo ancora? 10 minuti. No, perché sta ancora qui, dopo... Come certo. Allora... Vediamo che stiamo cercando la canzone? Sì. E far cantare Daniele, perché Daniele, come tutti dicono, ok, è l'ora questa che deve andare a lavorare. La canzone? Comincia a mezzanotte e finisce alle 4, per cui è uno di quelli che la notte la vive. La notte, infatti. Cosa ti sei svegliato stamattina? Da mezzogiorno in poi se ne parla. Poi c'è venuto in televisione con me oggi, capito? La vabbè. In TV. L'abbiamo trovata Ivan? No. Niente, dai, facciamone un'altra, la prossima volta che venga Daniele la facciamo cantare. Se vuoi mettere la chiavetta dietro. No, mai un twist, dopo, siamo allegri, sono tocco. Facciamo questa, dai. Metti, dai. La chiavetta, Daniele? No, non c'è la chiavetta. Ne facciamo una che mi farà sorridere. Vediamo. Anzi, ci sentiamo. Senti. Cos'è? Senti Antonio, su per combattere la niente in battaglia, l'unico rimedio sai qual è? La damigiana. Giuliano con Armano e Sancho Vece, Malvasia più riprese, poi Barbera e Candellana, sai la vita è meno amara. Dai. Per combattere la lingua e malparana, rispondati con la tua damigiana, e poi vedrai che tutto ti andrà bene, senza bisogno di antirebbi e di catene. Olè, vai! Questa era la sigla di Radio Ombra, quando facevamo il programma di Liscio, con Claudio dentro. La radio più ascoltata per venire da noi, Bobby Valina. Sì. Combatter la carriera in palpadana, l'unico rimedio sai qual è? La camiciana. E Giuliano Facchini con Ardiano e Moscatello, questo è sempre Moscatello, poi Lambrusco di Sorbara, sai la vita è meno amara. Vai.
quando arriva il Ferragosto in una parana, tu si oscherti con la tua damigiana e poi vedrai che tutto ti andrà bene, saranno lontani gli ambienti e le catene. Olè, senza bisogno di antiete di catene, e poi vedrai che tutto ti andrà bene, sarà lontano gli antiete di catene. Olè! Grazie per l'applauso, perché noi lo facciamo col cuore, magari in tanti non la conoscono. Mi sa che siamo arrivati alla fine delle... ora Radio Umbra, la damigiana. Infatti. Pensa che l'ho capita adesso. Pensate dopo. Dopo 30 anni. Mamma mia. Allora, siamo arrivati in fondo. Ringrazio Piero. Noi ringraziamo Piero, ti ringraziamo per l'acqua minerale innanzitutto. Complimenti. Ci ha dato fortissima. E speriamo che la prossima volta tu ci faccia venire ancora. Ok? Per cui faremo più pubblicità. Vedremo di diffondere meglio questo messaggio, che è l'unico piano bar, l'unico pensiero nostro, è quello di farvi trascorrere un'ora serenamente con una voce magnifica come quella di Inger, a cui va un applauso stratosferico. Guardate che mi avete fatto prendere 20 anni quest'anno, vero Ivan? Lui quando canta, non c'è stata una cena, vero Tonella, a casa o qualcosa dove Ivan non ha cantato. Eravamo, dove eravamo? Giù là, in un'isola sperduta, a mangiare la pizza la sera giù in Sicilia, dove eravamo? Scilla. Cioè lui è stato capace di far smettere uno col piano bar per cantare. Cioè, complimenti, è vero che è successo? Sì. Era bello che una pizza margherita costava 4 euro e a lui andava benissimo, ti ricordi? Va bene, allora ringraziamo, vi abbracciamo, un complimento veramente all'Arce Piero Calligarini, che ha sempre queste idee fantastiche, e speriamo che la sua attività si, come ha visto fa, basta guardare il programma, si espanga in tutte le attività che l'Arce deve fare, fa tante! Allè! E allora per chi si sente come italiano, Ivan! Ah. Il giorno c'è corto, sono pronto alla
del mondo. A proposito, l'11 luglio, volevo ricordare che il giorno 24 di luglio, se non avete niente da fare, ma a che è il 18? Prego, prego Piero. Cosa vuoi fare il 24? Abbiamo un salto a Strasburgo. Il 26? Il 26? Ah, ho sbagliato. Non so, mi ricordo. No, il 24. Sì. Il 24? Allora? Faremo uno special, diciamo. No, non facciamo soltanto musica canzonette come è scritto nella canzone, ma facciamo anche un po' di musica colta, e ci sarà il tributo al grande Salah Aznavour il giorno 24, qui alle 21, Piero, alle 18. Non mi ricordo. Beh, comunque ci sarà la locandina, verrà pubblicata sui social. Grazie e buona serata. Grazie a tutti. Vi ricordiamo un appuntamento importante che stiamo preparando con l'Arci a Villa Badoera, vero Antonella? 5-6 agosto sarà la storia, la terza edizione questa che facciamo. La sesta edizione che facciamo, avremo tantissimi ragazzi giovani, sarà la vetrina giusta per venire ad ascoltare un bel po' di musica nuova e vecchia. Grazie a tutti, vi aspettiamo le altre serate dell'Arci. Buonanotte, grazie, ciao da Daniele, Ivan Dallara e Romeo Cattaneo, detto di Genero Padro, come ha scritto un padre.